www.containerradio.it. Thank you.
come ogni giorno arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio qui a Container Radio, si parla di musica. Devo dire che quest'oggi andremo alla scoperta di un album assolutamente eccezionale. Adesso ne parleremo ovviamente, è il nuovo Best Of di Andrea Braido, The Best Of Andrea Braido, e Andrea Braido, mitico Andrea Braido, è qui con noi in collegamento telefonico. Bentornato Andrea. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Container. Beh, ti dico bentornato, perché noi ce l'avevamo sentiti un paio d'anni fa l'ultima volta con l'uscita dell'altro album. Devo dire che anche in questo caso abbiamo trovato veramente dei pezzi stupendi con questo nuovo album che è uscito lo scorso 30 giugno, il tuo primo Best Of tra l'altro. Quindi volevo chiedere, Andrea, come è maturata l'idea di questa raccolta? Allora, l'idea è stata del discografico, e Natale Leo, con cui collaboriamo da molti anni, mi ha proposto questa idea e ho detto, beh, mi sembra una buona idea, anche perché racchiudere molti brani in Best Of mi sembra una cosa carina. Mm-hmm. Sia per un fans che per una persona che magari non mi conosce e si avvicina magari alla mia musica come compositore e come polistrumentista, oltre che ovviamente come chitarrista. Certo. Devo dire che è uscito veramente un album stupendo, e tra l'altro comunque ci hai fatto veramente un grande regalo, perché Best Of, però all'interno ci sono anche quattro inediti. Sì, ci sono quattro inediti molto recenti come composizioni, si parla 2014-2015, mm-hmm. Quindi sono due composizioni insomma abbastanza fresche, le quattro composizioni, e ce ne sono due che sono particolarmente meditative, cioè sono brani che vanno un po' oltre il concetto insomma, ecco, di solo suonare il pezzo. Mi piace proprio l'atmosfera che c'è, molto rilassata, molto, è una cosa che va bene per la meditazione. Bello, assolutamente bello, ecco. Devo dire. E qui ti volevo poi chiedere anche com'è stata anche la scelta dei vari brani da inserire. Ecco, sulla scelta ci siamo consultati abbastanza, perché ovviamente scegliere su 12 album, scegliere dei brani non è stato facilissimo, però siamo andati a gruppi di due. Uh-huh. Infatti questo primo Best Of racchiude 5 dischi praticamente, no? Sono 10 brani, sì, già editati, e quindi ci sono il meglio di quell'album lì, ecco, abbiamo cercato di scegliere i brani più significativi. Ti faccio una domanda che non andrebbe mai fatta a nessun artista, però ci provo, perché ogni tanto arrivano anche delle belle risposte, devo dire, ci provo anche con te naturalmente. Tra questi brani che sono all'interno del tuo album, ce n'è uno a cui sei più legato? Beh, diciamo che sì, ci sono dei brani, non so, M-Funk li rappresenta molto, sia ritmicamente che compositivamente, è un brano che mi piace molto. E poi potrei dire West East, cioè c'è un'atmosfera molto medio orientale che mi attira molto, perché poi è un po' la base anche degli strumenti a corda, nel mio diciamo avvicinamento riguarda molto la scala orientale, quindi la scala frigia, le scale che si usano anche nel flamenco. Bellissimo. Sono molto attratto da quel mondo lì. Tra l'altro devo dire, all'interno dell'album possiamo trovare rappresentanti un po' tutti i generi musicali, possiamo dire. Sì, ci sono, beh, si parte con il funky e jazz fusion, diciamo, un omaggiando di Weather Report, poi si passa a atmosfere molto più orientali, appunto il flamenco, poi si passa a atmosfere più jazz, molto in trio acustico, quindi atmosfere anche come composizioni, poi c'è questa atmosfera appunto jazz con delle composizioni che ci tengo molto, sempre brani miei. E poi ci sono altri due brani invece di Cate Beatles in versione acustica, tratti dai Beatles a Jobim passando per, e ancora altri due brani di natura, diciamo, più etnica, diciamo, ecco. Mm-hmm. Quindi insomma c'è una bella escursione, più i pezzi inediti che sono appunto meditativi, ce n'è uno molto funky dedicato al basso che si chiama Bass Time, e un altro trip funk che è molto interessante perché c'era il mio figlio che fa la parte rap iniziale e poi praticamente si attacca al basso, che io ho messo praticamente questo riff di basso funky, si collega alla sua voce,
a questo riff, e poi parte e descrivo praticamente le sensazioni che ho provato quando stai in un aeroporto, stai in stazione, stai in viaggio, aspettare di partire mentre suona, così c'è tutta un'atmosfera dei viaggi. Infatti si chiama trip funk, inteso come viaggio, ecco, non come trip che si usava negli anni 70. Certo. Trip inteso in quel senso lì. Beh, bellissimo, quindi anche tuo figlio sta prendendo un po' le tue orme, possiamo dire. No, ma non è un gioco, perché dato che nel periodo che ho composto quella musica, lui ascoltava molto Michael Jackson, che in certi dischi fa molto dei suoni con la bocca, dei rap, no? Cioè fa delle cose, tap, tap, no, quelle cose lì, no? Sì. E lui, a forza di sentire lì, a un certo punto si è messo a cantare delle cose sue, molto funk soul, e ho detto, quella lì mi piacerebbe come intro. L'ho registrato, e dall'iPhone l'ho passato l'ho editato, e sta molto bene. Bye.
Andrea, ovviamente parliamo un po' anche del concerto di Vasco, perché lo scorso primo luglio sei stato ospite proprio al concerto di Vasco Rossi al Modena Park. È una domanda che ci siamo fatti tutti, vedendo proprio l'immensità del pubblico che c'era. Beh, come ci si sente? Che carica dà essere sul palco di fronte a 230.000 persone che seguono ogni nota all'unisono? Beh, allora, diciamo che per me è stato particolarmente emozionante, perché andando su a fare un brano strumentale di 9 minuti con 2 minuti di attesa e stare dietro le quinte per 2 minuti e mezzo e poi salire su e andare fino alla fine, è stata veramente una grande emozione, potentissima, anche se è passata quando poi inizia a suonare, ci vai dietro e lì è chiudi gli occhi e avanti, non c'è molto da fare. Mm-hmm. Però l'emozione è stata molto grande, anche quando abbiamo suonato poi Elba Chiara tutti insieme, insomma, è una cosa sono talmente tante come persone che uno dopo un po' si perdono proprio a vista d'occhio, però l'energia c'era tutta. Una cosa però che ha rattristato un po' noi fans è stato il fatto di non aver potuto vedere la tua esibizione in televisione. Devo dire che molti sono rimasti delusi, guardando anche sui social i vari commenti, molti giustamente dicevano che non sei stato magari valorizzato nel modo giusto, non solo con questa esibizione ma anche con dei brani storici di Vasco, dove insomma la tua chitarra ha un certo peso. Cosa ti senti di dire ai tuoi fans? Ma allora, sul fatto della Rai, secondo me è stata una scelta che era già partita prima, cioè non credo che in fase di serata abbiano deciso di non far vedere il mio brano. Sta di fatto che nella storia della Rai non hanno mai mandato un brano di 9 minuti strumentale, per forza dovevano parlarci sopra, secondo purtroppo la tradizione Rai, quindi non do colpa a Bonolis, semmai è una questione di gestione della Rai. Poi bisogna vedere a livello di diritti che tipo di liberatorie avevano dato per i brani. Certo, a me non ha fatto piacere, perché appena sceso dal palco, convinto che mi avessero visto chi seguiva il concerto, insomma, per lì non ho reagito benissimo, lo dico senza esitazione, ero abbastanza incazzato. Poi però ho riflettuto e ho detto vabbè, però quelli che sono andati al cinema, che hanno pagato il biglietto, e quelli che erano al concerto l'hanno visto, e quindi potranno usufruirne quando ci sarà il DVD o quando faranno uscire questa cosa. Ecco. Per quanto riguarda i brani, capisco perfettamente la delusione di molti fans, però io sono stato invitato come ospite e fin dall'inizio mi è stato parlato di un interludio musicale e poi un brano tutti assieme, quindi io non sono stato tanto a discutere sul discorso. Ho detto ok, ora faccio questa cosa come è stata fatta o dicevo di no. A me è sembrata una buona opportunità comunque, non solo pubblicità, perché uno può pensare che io l'abbia fatta per pubblicità, invece in realtà la mia vita musicale è da tanti anni che comunque va avanti indipendentemente, certo, da Vasco Rossi, però l'ho fatto per i fans, perché vedermi lì molti fans veramente si sono commossi e questo per me è stato molto bello, cioè dargli veramente dell'energia anche a chi non è, e soprattutto a chi non è musicista, ragazzi, questo è ancora più bello. Decisamente. Beh, parliamo di emozioni, un'emozione diversa ovviamente da quella di questo concerto, perché proprio il giorno prima era uscito il tuo The Best Of, e insomma quando si arriva a un Best Of, devo dire, è un traguardo importante per un artista, quindi ti chiedo com'è stata in questo caso, nel tuo caso, l'emozione. Beh, è un'emozione diversa di quando esce un disco, no? Completo, nuovo, perché comunque racchiude un po' tanti anni di vita anche, no? Cioè tanti anni, tante esperienze, tanti ricordi legati a quei brani, come li ho composti. Poi io ho grande memoria, quindi mi ricordo ogni cosa di quei brani, non è che una roba di non mi ricordo più come ho fatto quel pezzo, no, mi ricordo ogni cosa. E quindi mi ha fatto un effetto, ecco, diverso, molto diverso, più completo, non so come dire, come se uno scrivesse un libro. Certo. Beh, ecco, questa è stata la sensazione. Con l'uscita dell'album, poi sicuramente già in questi giorni già li stai facendo alcuni concerti, sicuramente avremo modo di poter seguirti live con un tuo tour. Ti volevo chiedere che cosa stai preparando per i prossimi mesi, per la stagione estiva, ma anche per la stagione autunnale poi. Ma io sto già lavorando a livello compositivo e a livello di idee su altri possibili lavori discografici, però me la prendo con calma, cioè nel senso che ogni volta fare un disco è sempre più difficile, quindi vado molto con relax.
Poi ho, sì, ho vari concerti da fare, tra cui uno particolare in Trentino il 15 luglio, sarò sul Lago Rai, quindi vicino alle mie zone di infanzia, sì, vicino alla Valsugana, dove suonerò con due musicisti molto validi con cui sto lavorando da un po', che sono Giovanni Giorgi alla batteria, uno dei batteristi forse più talentuosi dell'ultima, della nuova generazione, tra virgolette, e la bassista ragazza che si chiama Caterina Puccitti. E faremo alcuni brani proprio del best of, oltre che degli standard molto conosciuti. Molto bene. Beh, ovviamente per poter seguirti anche a livello social su internet, qui ti chiedo naturalmente sì, i vari contatti dove poter trovarti. Certo, io ho due pagine, che una è Andrea Braglio Fans Page, perché ho messo questo suffisso? Perché tante volte mi dicono posso chiederti l'amicizia? E la pagina fans basta che metti mi piace e sei, diciamo, all'interno della pagina. Mentre la pagina personale si chiama El Braidus Dr. Cranius, che sono dei miei soprannomi che ho da tanti anni. Certo, quindi facilissimo poter trovarti. È una cosa importante ovviamente anche da ricordare per chi ci sta seguendo, come fare per avere il tuo album. E ti faccio una domanda particolare, perché ovviamente in questi ultimi anni siamo abituati alla musica liquida, quindi si scarica dai vari digital store. C'è anche la versione fisica, però. Assolutamente, infatti io già in questi giorni che ero in giro per concerti di altra natura ho comunque avuto soddisfazione, perché dopo il concerto ho potuto firmare, autografare, vendere dei CD del best of in versione fisica, quindi insomma il CD con l'autografo, la sua copertina, tutto quanto. E questo si potrà fare tramite i siti che la Sense distribuisce, quindi migliori negozi, tramite la video radio, e poi in futuro ci sarà anche la possibilità di avere invece la versione digitale direttamente dai soliti, diciamo, spazi a tipo iTunes, eccetera eccetera. Però io personalmente ho sempre i miei CD con me, e quindi quando faccio i concerti chi vuole, insomma, lo può avere autografato direttamente da me. Perfetto, che è la cosa più bella, credo, perché poi è una cosa soprattutto per i fans diventa un album da collezione, poi. Sì, e poi voglio dire, gli MP3 o simili sono una roba, il CD comunque ancora in wave, insomma, almeno verso il disco in vinile la distanza è un po' meno, sì, meno lontana, insomma, ecco, è un po' più accettabile, ecco. Assolutamente. Beh, a questo punto, Andrea, io direi di andare ad ascoltare uno dei tuoi brani, però vorrei che fossi proprio tu a sceglierlo all'interno del tuo The Best Of, e ad annunciarlo con un saluto per i nostri amici di Container Radio. Benissimo, allora io vi saluterei con West Est, che dovrebbe essere forse il quarto brano, se la mia memoria non mi inganna, nel questo momento. La traccia 3, ecco, West Est, vi mando un saluto. E aggiungerei una cosa importante riguardo al concerto di Vasco, che comunque, grazie a dei carissimi fan, mi hanno dato il video del brano che non hanno mandato in TV, e io l'ho postato sulla mia pagina, quindi ormai è diventato virale, nel senso che se lo sono, certo, condiviso tantissime persone, quindi in attesa del DVD si possono vedere lo stesso brano da postazioni diverse. Quindi è bellissimo anche poter, per chi l'ha persa purtroppo, come è successo a tantissimi fans, tantissimi che sì, stavano guardando la TV, insomma, basta andare sulla tua pagina e sicuramente, esatto, si può tranquillamente può rivedere di cosa si tratta, esatto, e rivedere. Niente, allora un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Container, a te. Grazie. E mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata, e ci sentiremo molto presto. Molto presto per altre news. Grazie mille, esatto, al mitico Andrea Braido. Grazie mille, Andrea. Ciao a tutti, un saluto.
www.containerradio.it.